Lo so, amici. Show must go on. Lo show deve proseguire. A fatica, con gli attributi che sono diventati pesanti e girano, però. Buonasera, amici. Benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono appena rientrato a casa dallo stadio Brianteo, dove era stato allestito il maxi schermo per la sfida di Perugia. Di Perugia Monza. Partita decisiva. E niente, Lecce e Cremonese in Serie A. Il Monza fa peggio dell'anno scorso. Arriva quarto e farà un altro anno i playoff. Veramente, a me mi dispiace per tutti quelli che si sono fatti la trasferta di Frosinone a questa di Perugia, che hanno visto due partite veramente una peggio dell'altra. E non perché stasera abbiamo perso 1-0. Ma proprio per la prestazione, perché vabbè, col Frosinone abbiamo perso 4-1, ma il risultato non c'è. Due partite veramente una peggio dell'altra. Mi dispiace per loro che si sono fatti tutte queste ore di viaggio per vedere questo. E mi dispiace anche per tutti i tifosi che sono venuti lì davanti al maxi schermo nel parcheggio della curva Davide Pieri al Brianteo. Eravamo tantissimi, fumogeni, cori, abbiamo urlato, incitato e sostenuto la squadra, ma non c'è stato verso, non c'è stato verso. Ma poteva finire anche 0-0, tanto alla fine vinceva la Cremonese 2-0 col Como e te pareva che il Como vincesse col Monza. Che è con la Cremonese, te pareva? Te pareva che il Como vinceva con la Cremonese, ma né ora né mai, era un 2 scritto nella pietra, un 2 inciso proprio nella pietra per il Co. Niente, eravamo tutti assieme con le sciarpe, le bandiere, i cori, i fumogeni. Proprio abbiamo provato a trasmettere comunque dalla casa del Monza e Brianteo. La nostra energia, ma veramente, veramente una prestazione che guarda, prendo un film horror, ho meno paura. Cioè, veramente guardare il Monza, veramente c'è illusi la vittoria col Benevento in casa, assolutamente. C'è illusi la vittoria col Benevento in casa. Perché veramente, probabilmente non gliene frega niente dei tifosi, perché noi ci sgoliamo, c'è chi si fa mezza Italia per andare a vedere le partite, urliamo, incitiamo, siamo vicini alla squadra, ma purtroppo migliore in campo Luca Caldirola e anche Di Gregori, peggiore in campo tutti gli altri. Mancuso, Ghicchier, Favilli, Mota, D'Alessandro, Barberis, Valotti, Sampirisi, Pedro, Molina, tutti, tutti, stroppa, stroppa veramente, stroppa, stroppa, è un allenatore imbarazzante. Lasciamo perdere l'aspetto umano, io parlo dello stroppa allenatore, addirittura tutti, compreso me, ci sono i video sul canale, potete rivederli. Ho criticato tantissimo Brocchi l'anno scorso, perché chiaramente sappiamo tutti com'è andata a finire, ma non è che Stroppa è arrivato Stroppa, Giovannino Stroppa, anzi abbiamo fatto peggio dall'anno scorso, quarti, 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 quarti. E questo perché? Perché in estate se ne sono andati via Davide Frattesi, Andrea Del Rico, Mario Balotelli e Marco Armellino, la gente che tirava fuori gli attributi. Per questo. Chi è rimasto? Sampirisi? Che fa i lanci a caso? Barberis? Pedro Pereira? Ma Ghicchier? Dove lo sono andati a prendere? Ma io dico, ma Christian Ghicchier? Non può andare con sua moglie a pescare i salmoni in Norvegia. Quello può fare perché è veramente imbarazzante. Imbarazzante, gli arrivano i palloni e non li prende.
sbaglia cose veramente. No, no, veramente io dico che è una squadra seria che deve fare di tutto per salire di categoria, specialmente dalla B alla Serie A. Non gioca come ha giocato questa sera il Monza. Anche l'allenatore del Perugia lo inquadravano, era lì che si sbracciava, urlava, stroppa, fermo, come così, fermo. Non lo so, boh, non lo so. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. E adesso dobbiamo fare il playoff e non mi interessa neanche contro chi. Può essere il Brescia, può essere il Pisa, può essere il Perugia, può essere. Non mi interessa, non mi interessa l'avversario dei playoff, perché tanto posso già dirvi il risultato, che ce ne andiamo a casa come l'anno scorso col Cittadella e ci facciamo un altro anno di Serie B. Chiaramente. È questo. Perché come recitava Pozzetto in un film, ma io sono del Monza e non andremo mai in Serie A, più o meno. La sostanza, insomma, è questa. Niente, niente. Anche se finiva 0-0 ha vinto comunque la Cremonese col Como. Anche se finiva 0-0 non cambiava niente, perché veramente non puoi scendere in campo. Sì, alla fine hanno cercato di fare qualcosa nel finale, ma troppo tardi. Ma perché? Perché una squadra che deve fare il salto di categoria non si presenta come si è presentato stasera al Monza. Tutti inadeguati, tutti inadeguati, tutti inadeguati. Cioè veramente non. Sono veramente deluso. Perché ci speravo veramente che fosse la volta buona, che magari era la volta buona, che facevamo il suo salto. Invece, quando c'è da fare il salto, ma non dalla Serie D alla Serie C o di vincere, cioè, la Serie C contro Renate, Carrarese, Pontedera, Pianese. Quando c'è da fare il salto nella categoria Serie A, il Monza, via, basta, spegne la luce, game over e basta. È così. Ma io potevo essere anche deluso. In questo momento posso essere anche deluso. Ma se la squadra aveva dato tutto e allora uno è deluso, ma invece sono imbelvito e non posso neanche fare casino. Perché l'orario è quello che è. Sono imbelvito, perché non ci si può presentare alla partita più importante probabilmente della storia di questo club e praticamente fare schifo, perché questo è quello che il Monza ha fatto questa sera, schifo. Niente amici, io mi invito. Lasciare un mi piace sotto questo video se vi va, di commentare qui sotto con le vostre impressioni dell'orrenda sconfitta di Perugia che condanna il Monza per il secondo anno consecutivo ai playoff per 1-0. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E come dico sempre, io non sono al fianco dei giocatori che indossano questa maglia, ma sono al fianco di questa maglia, di questi colori e della storia del Monza. Non mai al fianco di giocatori, allenatori, presidenti e quant'altro, ma sempre al fianco di questi colori. E sempre, forza, Monza. Dai, bagai.